quello verde là sono cartucce esauste da riciclare. Questi qui sono bancali di computer che prendiamo dalle banche spesso e li smontiamo in quell'ufficetto, chiamiamoli così. Alla Cigno Verde, la cooperativa Cigno Verde, lavoriamo in 70 persone. La maggior parte di queste persone lavorano sulle raccolte differenziate, una decina sulla manutenzione del verde e ripristini ambientali, e 4 persone più 2 che stanno nel laboratorio del trashware, per cui 6 lavorano sui rifiuti speciali. Di queste 70 persone, più della metà, più del 50%, sono persone cosiddette svantaggiate, definite così dalla legge 381, per cui significa persone che vengono da situazioni di difficoltà, di disagio, che vengono dal CERT piuttosto che dal carcere, oppure persone che hanno invalidità fisica o psichica. Abbiamo diversi rifugiati politici con alle spalle un passato pesante di violenze e siamo un bello specchio della società. Complessivamente nella città di Parma la quasi totalità della raccolta differenziata è svolta da cooperative di solidarietà sociale o da ATI formate da cooperative di solidarietà sociale e da cooperative di altra natura societaria. Cooperative sociali a Parma sono entrate nel gioco della raccolta differenziata quando la municipalizzata, quindi l'allora AMS Ambiente, chiamò Sirio e propose a Sirio di iniziare questa fase sperimentale di raccolta della carta in città. Da lì nacque, si sviluppò questa sinergia tra le cooperative sociali di Parma, che non facevano nulla di ambientale, e quindi in questi, diciamo, 10 anni di attività c'è stato un notevole sviluppo in termini proprio anche di occupazione rispetto alle possibilità di lavoro che questo settore che si è ampliato ha offerto. E diciamo che insomma è stata una bella esperienza, ha permesso alle cooperative sociali di crescere, soprattutto di darsi anche la dignità di una risposta seria sulla specializzazione e la professionalità di tanti soci che oggi vivono questo lavoro davvero con una specialità molto alta, una specializzazione, una capacità di stare dentro a questi temi molto alta. Penso a un ragazzo che è venuto qua in cooperativa, che era in strada continuativamente, senza famiglia, che oggi è sposato, con figli, la famiglia ce l'ha e oggi è un bravissimo giardiniere con la sua partita IVA, con la sua professionalità. Mi viene spesso alla mente, mi fa sorridere e mi fa andare avanti anche con più forza. Ma per il futuro, primi passi per aumentare la raccolta differenziata sarebbero l'eliminazione dei cassonetti stradali e quindi forzare un aumento della raccolta differenziata eliminando il più possibile le opportunità di raccolta indifferenziata e poi investire in comunicazione. Vanno informati perché molta gente solo nella carta butta i vestiti, la plastica, butta di ogni, anche perché è comodo, hanno i bidoni lì. Fanno prima a far così che andare a un bidone che hanno a 50 metri. Questo significa ovviamente un grosso impegno sia di informazione per quanto riguarda la popolazione e poi si partirà insomma con questo processo che sicuramente toglie molto materiale all'incenerimento. Credo che si possa fare ancora molto perché penso che Parma non sia a un livello altissimo di percentuale di raccolta differenziata, quindi credo che si possa fare molto di più. Credo che le competenze ci siano tutte e anche la sinergia rispetto al mettere in campo mezzi adeguati, per dire noi lavoriamo solo ed esclusivamente con mezzi che sono mai Euro 5, quindi parliamo di impatto ambientale molto basso, parliamo di mezzi elettrici, parliamo di mezzi a metano. Aspettiamo semplicemente che si possa così capire quali sono le intenzioni e ovviamente poter dialogare con IREN, col comune e noi vorremmo e pensiamo di essere proprio attori protagonisti in questa fase, insomma.